concreta, visti anche i risultati delle ultime elezioni? Ma insomma, il PD, se si mette, adesso vediamo queste primarie, se si mette con umiltà a capire che c'è un mondo largo, no? Perché cioè in Abruzzo, in Sardegna, il PD ha l'11 e assieme si prende il 33, è più o meno lo stesso in Abruzzo. Perché? Perché lì si è capito che senza biure particolari, ma insomma bisogna tirare un po' una riga su quel che è venuto in questi anni qua, perché con le ragioni e i torti non si va da nessuna parte, bisogna guardare avanti, bisogna capire qual è il nostro avversario, che non sono i populismi in genere, si chiama destra il nostro avversario, punto e basta. È tutto, e per ostacolare, per essere alternativi a questa destra si fa tutto quello che c'è da fare. E poi ci si mette assieme in modo di raccogliere una sinistra, non chiunque, una sinistra che sia civica, ambientalista, plurale, di diverse sensibilità, e a quel punto cosa si ottiene? Si rimette assieme la nostra gente e poi bisogna portarla da qualche parte, quindi queste cose devono consolidarsi. Bisogna far così, ma io dico, lo vede un bambino che bisogna far così, ecco. Quindi se non si fa così vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Una cosa nuova, cosa? Tre i candidati tutto sommato per le primarie, ma di cosa si tratta? Ma non lo so, questo io non ho capito bene neanche io, io ce l'ho chiaro per me cos'è una cosa nuova. Allora, primo, perché è una cosa nuova? Perché davanti a una novità così incredibile, enorme, mondiale, europea, nazionale, che è il ripiegamento della globalizzazione, che è questo bisogno, questa insicurezza, questo bisogno di protezione, queste disuguaglianze. È venuta fuori una destra che raccoglie in modo regressivo queste esigenze, anche perché la sinistra le ha lasciate inevase. Ecco, davanti a questa cosa così nuova non si può fare con gli attrezzi vecchi. Poco da fare, bisogna mettere in cammino questo aggregato di cui parlavamo adesso, mettendogli dentro un progetto e dirgli ok, adesso organizziamo il campo e poi vedremo assieme come rinnovare i soggetti o il soggetto politico. Non la si fa ovviamente in un 48 ore, ma almeno che sia chiaro che diciamo alla nostra gente che la direzione di marcia è quella lì. Senta, non è azzardato dire però che lei potrebbe avere una corsia preferenziale sul piano del dialogo con il governatore Zingaretti, se dovesse essere lui il prossimo segretario, il suo successore? Ma guardi, io ho una grande stima di Zingaretti, mi piace in queste ore qui non dire niente per rispetto a quello che il PD vuol fare, deve fare, e quindi la dico così. Io mi auguro che venga da quell'appuntamento questa proposta, questo mettersi a servizio come un fratello maggiore che ha capito quel che è successo in questi anni, mettersi a servizio della cosa nuova di cui c'è bisogno. E mi fermo qui, quindi il giorno dopo vediamo, no? Cosa significa per lei non andare a votare? Qual è il messaggio? No, il mio è rispetto, un segno di rispetto. Io ho fatto il segretario di quel partito lì, ho fatto una scissione che io l'ho vissuto come un'espulsione, intendiamoci bene. Ho detto non in mio nome quando vedevo che arrivava la mucca nel corridoio, arrivava la destra e non si voleva vederla, non si voleva neanche discutere, venivano umiliati tutti quelli che dicevano discutiamo, e quindi non andarci però è un segno di rispetto. Io non, quando mi chiede qualche compagno qualcosa che è venuto con, ma cosa dici? Ma fa qualcosa, guarda che non è mica proibito, no? Naturalmente con rispetto, perché bisogna evitare invasioni di campo. Io insomma la mia dita è la sinistra, una sinistra di governo. Penso che se non c'è questo che prende in mano la questione sociale può solo venire la destra. Chi pensa delle robe centriste, centrali, mettere insieme un po' di elite, eccetera, non ha capito cosa sta succedendo. Vada a fare un giro in un bar, per favore, perché mettersi in testa delle altre formule
non porta da nessuna parte, bisogna fare una sinistra larga e plurale, riorganizzarla, e allora in quel modo si riprende il filo della prospettiva, perché la sinistra esiste in natura, c'è qualche pirla che dice che la sinistra è finita, la sinistra, vorrei informarlo che ne ha viste ben di peggio nella sua lunga storia. Ecco. Sul reddito di cittadinanza oggi c'è stato uno scontro tra il governo e le regioni sulla figura dei navigator. E i navigator, oh, signore mio, io sa qual è la mia preoccupazione? È che un'iniziativa giusta, perché la povertà c'è, no? Mal congegnata, perché mette assieme la povertà, l'accompagnamento al lavoro, poi la complica, una cosa, possa diventare un boomerang che finisce per dar ragione a quelli che dicono che i poveri sono quelli che stanno sul divano senza far niente, perché ci sono anche questi. Ecco, se loro avessero fatto, mica tanto, fa una riunione con i comuni, i sindacati, i patronati sindacali e la Caritas, che ti spiegano loro come fare una roba sulla povertà. Dopo vuoi riorganizzare i centri per l'impiego, ma ci vogliono 2 anni, minimo. Fallo, ma prendilo lunga. E per il lavoro fa degli investimenti, perché senza investimenti pubblico e privato, quelle 3 famose chiamate che tu devi dire sì e no e forse, non ci sono. Cioè, ecco, ragazzi, quindi ho detto, l'esigenza è giusta, ma per Bacco spero che gli errori che hanno fatto non facciano venire fuori un boomerang, ecco, culturale. Governo, non salviamo proprio nulla. L'occhio da lei, perché ma guardi, io faccio fatica a dire che non salvo nulla, perché per esempio, no, questa cosa qui che dicevamo, insomma, occuparsi della povertà è benemerito, anche togliere le eccessive durezze della legge Fornero è giusto, però anche lì, se ascoltassero un po' e si potesse discutere invece che vanno dritti come i treni, perché sanno tutto loro. Insomma, noi avremo con questa quota, cioè io voglio bene il pubblico impiego, per amor di Dio, ma voglio anche bene ai muratori dell'edilizia che non hanno tutti i bollini e che devono andare sui ponteggi. Porca miseria. Allora, vuoi spendere un po' di soldi per questo? Io dico, parti un attimo dai lavori più pesanti, no? Adesso, per esempio, una cosa così incrocerà, è buon per loro e sono contento per loro, tantissimi nel pubblico impiego che poi bisogna sostituire, perché poi negli ospedali mancheranno i medici e campa cavallo prima che arrivi, no? E invece avremo gente nel settore dell'agricoltura, per esempio, e nel settore dell'edilizia che gli mancano 3 bollini e perdono il treno. È giusto? Non è giusto. Questo è il punto. Un'ultima cosa sulla Calabria, visto che la regione fra un po' si torna a votare per le regionali. Un giudizio su questo governo regionale di centro-sinistra, alla luce di tutto quello che lei sa, sicuramente è successo, e che cosa, che si cosa fare costruire per anche costruire, e come se c'è il presidente Oliverio che si è già autoricandidato. Qual è la posizione? Ma sì, io non mi metto, sono i nostri qui e decideranno come fare per il meglio. Io voglio solo dire, per quel che ho conosciuto Oliverio, ho conosciuto una persona per bene. Io questo bisogna che lo dica così in coscienza. Ecco, dopodiché io vedo un tema generale, che guardate, Calabria, ma mica solo in Calabria in giro. Io spero che si metta assieme tutte le forze in una sinistra democratica plurale, come ho detto prima, ma che non si finisca nei politicismi. Guardate che qua, se non si riesce a fare una campagna elettorale dove queste compagini, se non incrociano la vita comune della gente, il tema sociale, se non si fanno vedere sul pezzo di questa cosa qui, non ce n'è né in Calabria, né in Emilia, né da nessuna parte. Quindi questo è il punto principale. Guai se adesso, anche con queste vicende complicate, perché capisco che io non ci metto becco, ma sono molto complicate, però se abbiamo dei mesi davanti alle elezioni dove si parla di queste, poi dei politicismi e poi delle cose, cioè è come andare su Marte. Bisogna stringere molto sui temi sociali. Questa è la cosa che io consiglio in Calabria, in Emilia e dappertutto. Grazie a voi.